Eccoci qua, buonasera a tutti e ben trovati a un altro appuntamento con questa volta con Fuji Film Italia. Abbiamo con noi Riccardo. Ciao Stefano, ciao a tutti. Ciao, ciao Riccardo, buonasera. Allora, avrei preferito vedervi dal vivo, questa è la prima cosa. Purtroppo il periodo... sì, sì. Quindi dobbiamo presentare i prodotti in questa maniera. Purtroppo sì, ormai è diventata un'abitudine, non una consuetudine. Abbiamo iniziato durante il lockdown, stiamo continuando, devo dire che è comunque un bel modo per tenerci in contatto e soprattutto per tenere sempre aggiornati anche i nostri clienti. Quindi ti ringrazio. L'altra volta, come ti dissi l'altra volta, preferisco venire da te anche perché poi quando mi porti a mangiare mangio sempre bene. Quindi... Esatto. Quello senza ombra di dubbio, infatti quello sicuramente lo rifaremo appena possibile, guarda, sperando veramente di poterlo fare il prima possibile, però ci accontentiamo di questo, dai, per il momento. No, devo dire anche, fortuna vuole che comunque stiamo continuando a sfornare prodotti, e quindi vuol dire che è vero che siamo in un momento di una situazione difficile, ma show must go on, no? Come si dice, bisogna andare avanti, quindi giustamente abbiamo presentato dei bei prodotti proprio in questo periodo, e devo dire la verità, comunque le cose sono andate fino adesso facendo gli scongiuri in maniera assolutamente decente, quindi siamo contenti, ecco. E siamo contenti anche di farvi vedere questo prodotto qui nuovo, che ha tanti belli aspetti da vedere magari insieme. Ma sì, infatti abbiamo già visto dal video una serie di piccole pillole delle novità che porta questa XS10, e parliamo, ecco, ogni volta che ci vediamo abbiamo la fortuna di parlare sempre di qualcosa di diverso, sì. Oggi parliamo di questa novità. Infatti ne approfitto per ricordare a tutte le persone che ci seguono che essendo una diretta ci fa piacere proprio avere l'interazione anche da parte delle persone che ci seguono, quindi se avete domande, se avete dubbi,
Più che io, Riccardo, è qui apposta Siamo a per disposizione, risolvere. siamo a disposizione, no, anche perché mi rendo conto che è un prodotto tecnicamente assolutamente appunto valido con delle interessantissime caratteristiche anche unita al prezzo. Infatti, credo che questa diretta sia rivolta un po' a tutti coloro che abbiano intenzione di andare a spendere attorno ai 1000 euro come body, e in questi 1000 euro ci dobbiamo cercare di mettere il più possibile. Ecco. E c'è una bella lista, no, di cose inserite in questa macchina. Poi è interessante questo incontro perché abbiamo veramente, io dico, questi incontri sono belli, appunto più belli dal vivo, ma in questa occasione è bello poter dialogare con visioni diverse, no? Visione aziendale, visione da negozio, visione da cliente finale, Da no? cliente finale, certo. Per In capire questo se... caso poi il prodotto veramente è una novità, cioè pure capire dove si va a collocare esattamente, quelle che sono, cioè abbiamo la possibilità veramente grazie a queste occasioni di risolvere un po' di dubbi, di tirar fuori un po' di quello che è veramente la macchina, dove si va a collocare, quelle che sono le caratteristiche principali, a chi è rivolta. Come dicevi tu, è una macchina che veramente, dato il prezzo, le caratteristiche che ha, possiamo già anticipare che è una macchina che può andare bene un po' per tutti, no? Infatti, Stefano, la cosa più difficile da capire di questo prodotto, secondo me, non è la tecnologia che ha dentro, ma effettivamente puoi andare a capire a chi è rivolta, perché avendo un target veramente così ampio, avendo una versatilità così ampia, è più facile magari a livello marketing dire: guarda, per noi questa macchina è dedicata al prosumer. Nì, nel senso che questa macchina qui può allargarsi sia da una parte che dall'altra. Adesso comunque andiamo a vedere insieme ed analizziamo un po' il tutto. Assolutamente. Allora, se per te va bene, ti metto online Sì, le io ho la slide. presentazione sotto, quindi possiamo farla partire e cerco velocemente di raccontarvi un po' tutto. Se ci sono domande, interrompimi che... Va benissimo. Allora, metto online la presentazione. Io resterò solo con la voce, così facciamo un piacere anche a Perfetto. tutte le persone che ci seguono. Perfetto. E E io a te ti adesso metto... lascio. Ecco qua. Okay. Tu la vedi in grande adesso? Sì, la vediamo benissimo, perfetto. Perfetto, perfetto. Allora, velocemente, XS10 è l'ultima nata in casa Fujifilm, il nome S, cioè l'indicazione S, vuole raccontarci una serie di cose che adesso andiamo a vedere, ma il messaggio che voglio darvi prima di tutto è che questa macchina della serie S è leggermente diversa come feeling e come approccio rispetto a tutte le altre fotocamere della serie X. E qui potremmo già aprire un dibattito, che potrebbe durare anche ore, perché chiaramente noi dobbiamo cercare di mettere d'accordo un po' tutti. Questo prodotto vuole rivolgersi appunto a coloro che magari, e Stefano potrai dirlo meglio di me, perché io ho avuto modo di incontrare persone magari che, nei negozi che volevano, che si avvicinavano alla serie X. Chi si avvicina alla serie X col passo giusto se ne innamora. È la macchina ideale per il proprio modo di operare, però ci sono anche dei clienti che magari questa serie X non la digeriscono troppo per l'operatività, perché abbiamo sempre tenuto tempi, diaframmi staccati con un modo di operare leggermente diverso dalle altre macchine fotografiche. Questa macchina invece vuole andare incontro a tutti coloro che appunto magari apprezzavano il colore Fujifilm, apprezzavano il design, apprezzavano tantissime cose, però al conto poi finale, avere la macchina in mano, non avere subito quel feeling che uno si aspetta, magari poteva far passare ad altro. Ecco, questa macchina vuole invece andare incontro anche per feeling a tutti coloro che magari arrivano già da delle macchine come magari delle reflex medie o anche di fascia bassa e stanno facendo il salto all'interno magari del mondo mirrorless. Ecco, però adesso andiamo proprio a spiegare i motivi di questo modello. Allora, Assolutamente. Se ne approfitto giusto per dirti, guarda, questa apertura che avete avuto, insomma, proprio di andare verso anche altre persone, secondo me è importante perché se da un punto di vista fino adesso, no, tutta la serie X aveva uno stile ben preciso, e quindi c'erano i Fuji Lovers, no, quelli che amavano il prodotto benissimo. Fuji e basta. Mi è Secondo me toccato. è importante dire che questa è una macchina invece che apre uno scenario completamente diverso perché tutti quelli che hanno avuto un approccio confuso e casomai non gli piaceva una cosa piuttosto che un'altra, adesso avranno la possibilità di ricredersi provando proprio Sì, questa esatto. XS10, no?
Perfetto, e questo è un punto importante, cioè vogliamo andare a toccare le corde di coloro che magari appunto non si, cioè i fuji lovers continueranno ad avere i loro prodotti, si aggiunge questo prodotto che va appunto verso gli altri, no? Perciò coloro che magari appunto, come ti dicevo prima, con le nostre fuji non hanno avuto quell'amore, no? Che hanno avuto tutti i fuji lovers, ma che chiaramente, come ti dicevo, mettere d'accordo tutti diventa difficile. Comunque adesso andiamo proprio a vedere gli aspetti. Allora, per quanto riguarda la scelta della lettera, è stata S, ci racconta che è small e slim, questo fa parte un po' di tutta la serie X, una macchina sicura per il grip, un grip molto pronunciato che esce un po' dagli schemi delle serie X in generale, stabilizzazione, e semplicità intesa come semplicità operativa. Ecco, la parola semplicità, ti dico, può aprire veramente un dibattito lungo una giornata, neanche un'ora, una giornata. Però il concetto è quell'operatività semplice da chi arriva già magari da delle macchine con un concetto tipo la ghiera PMAS per la gestione dei programmi, priorità di tempi, cosa che invece sulla serie X è demandata appunto all'unione, no? Della ghiera, cioè Libero. del diaframma e dei tempi che vanno messi in una certa posizione, ecco, questa macchina va incontro a quel tipo di utenza. Il lavoro è stato un lavoro importante perché, nonostante l'inserimento dello stabilizzatore, la macchina dimensionalmente la dovete pensare molto vicino a una XT30, è più piccola di una XT4, più piccola di un H1, il peso leggermente superiore alla XT30, guardate i pesi. Stiamo parlando di 383 grammi la XT30, 465 la XS10, quindi un lieve aumento di peso, ma siamo riusciti appunto a inserire la stabilizzazione. L'impugnatura, un'altra cosa che per alcuni, non dico per tutti, ma per alcuni clienti dice no, non la sento, una macchina come la XT30, io non me la sento addosso. C'è invece chi l'adora, ma c'è anche chi non l'apprezza, quindi il messaggio è quello di dire diamo una possibilità in più, un modo di avere un feeling con la macchina diverso grazie a questo filone XS che si affianca a XT, non va a sostituirlo e quindi in questo momento abbiamo tutte e due le possibilità. Questa è un'immagine che fa vedere dall'alto, come si può vedere il grip è molto pronunciato rispetto al dimensionamento della macchina. Questo chiaramente io mi immagino una macchina di questo tipo, magari con un, non so, un 1855, poi un 55-200, io l'ho provato in quella condizione, un bilanciamento incredibile, perché no, magari con delle ottiche anche più pesanti. Ecco, anche qui magari la scelta sarà anche in funzione del tipo di utilizzo di ottiche che si fanno, cioè un utilizzatore che predilige ottiche un po' più grandi, un po' più lunghe, un po' più pesanti, magari sarà su questa, invece un utilizzatore che starà soltanto con ottiche prime e piccole, magari opterà per la XT30. Ecco, questo potrebbe essere un modo per andare a scegliere una o l'altra. Però è importante capire la qualità del prodotto perché è tutta in lega di magnesio la macchina, quindi si è cercato di dare comunque robustezza e leggerezza al prodotto e si è lavorato tantissimo a livello di stabilizzazione perché potremmo pensare che abbiamo preso lo stabilizzatore dalla XT4 e l'abbiamo implementato all'interno della XS10. No, sono stati fatti dei miglioramenti in funzione di due aspetti, cercare di ridurre le dimensioni e i pesi. E un'altra cosa che adesso andiamo a vedere. Intanto, la tecnologia dello stabilizzatore in se stessa è molto simile a quella di XT4 ed è migliorativa rispetto a quella che c'è in XH1, perché è il magnete che gestisce la posizione e l'attuazione, cioè c'è un unico magnete che gestisce sia il posizionamento che l'attuazione dello stabilizzatore, sul sensore, mentre su H1 erano divisi. Si è riusciti a ridurre tutto, perciò sempre un concetto di diminuzione dei pesi, ma è stato fatto anche un lavoro di miglioramento di tutto il layout della circuiteria elettronica che gestisce la stabilizzazione. Questo per far cosa? Per arrivare all'obiettivo di ridurre il più possibile il consumo energetico dello stabilizzatore, sempre però tenendo la stabilizzazione a 5 assi e a 6 stop. Quindi, in termini generici, possiamo dire che lo stabilizzatore della XS10 è il 30% più leggero e piccolo di quello di XT4, proprio per cercare di ridurre il dimensionamento. La macchina per noi doveva rimanere simile all'XT30 per quanto concerne la sua dimensione generale della macchina, perché sennò avremmo
rifatto sostanzialmente un'altra XT4, no? Quindi non aveva senso. Per darti un'idea di quanto si lavora di cesello sugli stabilizzatori, guarda questo valore. XH1 aveva uno stabilizzatore che pesava 92 grammi, quello di XS10 pesa 55, è quasi la metà. Questo vuol dire appunto ridurre i consumi e cercare di implementare e migliorare il risultato poi di stabilizzazione. Che ti dicevo, su 5 assi a 6 stop. Tabella riassuntiva, molto semplice. Se XH1 arrivava a 5 stop, e già XH1 è stata apprezzata tantissimo per la stabilizzazione, XT4 ha fatto un salto incredibile a 6.5, XS10 si mette leggermente sotto XT4, ma sopra XH1. Questo perché? Perché si è cercato appunto di miniaturizzare e però trovare un compromesso, un bilanciamento tra il risultato ottenibile con dimensionamenti più piccoli e consumi più bassi. Ci si poteva spingere verso 6.5, ma avrebbe comportato consumi più alti e quindi non aveva senso. Qui è un'altra tabella sempre riportata in funzione ad altre lenti, quindi il risultato dello stabilizzatore è effettivamente assolutamente di livello incredibile. L'altro aspetto importante, sempre qui per rivolgersi a un altro tipo di utenza, era quello che dicevano, ghiere e il posizionamento delle ghiere e qual è la mano che diventa predominante, no, nello scatto, nell'operatività, la mano destra, perché tutto è praticamente a portato di mano destra. Importantissimo, ghiera per i tempi nella parte posteriore, e ghiera dei diaframmi, si può comunque sempre usare il diaframma davanti alla macchina sull'ottica, ma possiamo anche spostare i diaframmi direttamente da una ghiera. Quindi abbiamo sempre le due ghiere a disposizione. Ecco, è importante questa cosa perché su questa fascia prezzo non è scontato, cioè magari viene demandata una ghiera sola, invece qui ci sono le due ghiere sempre che fanno la cosa, e chiaramente questo PSAM ci riporta, se pensiamo fuori dal nostro selciato classico, riportiamo una certa familiarità d'uso, perché io penso a tutti coloro che arrivano da una Reflex di qualche anno fa, che magari era abituato e è un cliente che sta entrando appunto nel mondo mirrorless, qui si ritroverà subito a casa sotto l'aspetto delle impostazioni. E questo è proprio un messaggio che vogliamo dare per dire andiamo anche verso coloro che appunto, se no, molto probabilmente ci scarterebbero a priori. Ecco, tutto qua. Questo è quello. Quindi qui c'è una tabella che ci riporta un po' quelle che sono le varie possibilità, ma chi utilizza le macchine in questa maniera si ritroverà nella stessa maniera, quindi no, non c'è nulla da spiegare. L'altra cosa importante è la facilità di accesso alle funzioni, nel senso che io, per dire, questa cosa qui mi soffermo un attimo, ma io proprio perché sono un amante del joystick messo a fuoco, quando ti abitui a quel joystick messo a fuoco è difficile farne a meno, e credo che non è una cosa così scontata su sempre queste fasce di prezzo. Noi ci teniamo tantissimo a questa cosa perché ci dà un'operatività incredibile, perciò immaginate con il nostro pollice andare a toccare un punto di messa a fuoco in maniera veloce, gestire i nostri tempi dalla ghiera posteriore e diaframmi dalla parte anteriore. Ecco, questa è una cosa che veramente io oggi faccio fatica a rinunciare su una macchina, perché quando ti abitui certo, è assolutamente incredibile e comodo nell'uso. Esatto. Allora Riccardo, ne posso approfittare per farti una prima domanda che ci arriva da Antonio, perché nelle modalità che abbiamo visto prima, no, c'era quella della simulazione delle pellicole, abbiamo visto tra le cose, e ci chiedeva se ci puoi spiegare proprio meglio quello che è la simulazione della pellicola, perché lui per esempio scatta in JPEG e odia la post-produzione, penso che questo sia proprio quello che fa... Ecco, Antonio, adesso ti racconto tutto perché le prossime slide sono dedicate alla tua domanda. Adesso entriamo proprio nel merito, perché qui ci sono alcuni aspetti da raccontare su questo discorso della simulazione pellicola. Chiudo dicendo che il tasto REC piccolino serve anche per... è stato inserito perché se lavoriamo con la macchina in modalità, diciamo, fotografica, possiamo schiacciare questo tasto e passiamo in una modalità video, diciamo, automatizzata dalla macchina. Però la macchina, poi andremo a vedere degli aspetti video incredibili, e girando la ghiera in modalità video entriamo nel mondo del videomaker. Comunque, finisco e poi rispondo ad Antonio.
importantissimo per noi è il flash pop-up sulla macchina. Questo ci fa capire che è demandata un utilizzo anche uso famiglia, uso più semplice. La differenza da XT4, che invece non ha il flash pop-up perché è dedicata più a un uso più professionale, quindi il professionista utilizza dei flash esterni. L'LCD è touch, può essere utilizzato anche per scattare, per mettere a fuoco, per gestire il fuoco nei video, ed è completamente orientabile nella maniera che vediamo qui, e la scelta nostra è stata quella di mettere l'LCD diciamo orientabile e spostabile sulla sinistra, in modo da lasciare la parte superiore a coloro che fanno vlogging la possibilità di montare il microfono senza andare a disturbarsi. Ecco, queste sono le scelte che sono state fatte su questa macchina. Il concetto era quello di dare una macchina appunto molto semplice, operativa, facile da utilizzare da sola, senza troppi ammenicoli da montare. Certo. Il mirino elettronico è un mirino che è uguale a quello dell'XT30, ma con dei miglioramenti, perché ha preso una parte software della XT4, quindi parliamo sempre di 2.360 milioni di pixel come la XT30, però ha la possibilità di essere gestito in tre modalità che adesso vi faccio vedere. La batteria è quella della XT30. Quando vi parlavo prima, cerchiamo di ridurre i consumi dello stabilizzatore, proprio perché la batteria, l'NP126, non è uguale a quella della XT4, che è una batteria molto più capiente. E mirino elettronico, tre possibilità di regolazione. Siamo in condizioni di bassa luce, siamo all'interno della discoteca, enfatizziamo le ombre. Risoluzione, enfatizziamo i dettagli. Priorità di frequenza, enfatizziamo il movimento. Il mirino arriva fino a 100 frame al secondo come frame rate. Microfono da 3.5, che è richiesto tantissimo da chi fa appunto video, perché è il jack più, cioè è lo standard più riconosciuto. Porta USB-C che ci permette di ricaricare e fare trasferimento dati, e anche con un adattatore possiamo utilizzarlo per il controllo dell'audio con le cuffie. Porta micro HDMI sempre sulla macchina. Quindi questi sono i parametri principali. Per quanto riguarda la qualità dell'immagine, possiamo dire che la XS10 è uguale alla XT4. Quindi questa immagine non è un'immagine sbagliata, non abbiamo sbagliato a mettere. Stiamo parlando di XS10 e abbiamo riproposto la XT4, perché per farvi capire in maniera molto semplice che lo scatto fatto con la XT4, che è la nostra ammiraglia, è lo stesso che viene fatto con XS10, quindi stesso sensore, retroilluminato da 26 milioni di pixel, XTransCMOS 4 e XProcessor 4. Queste cose ci portano velocità, reattività, che poi andiamo a vedere. Simulazione pellicola, arrivo ad Antonio. Allora, prima di tutto, su queste macchine, su tutte le nostre macchine, la simulazione pellicola è un concetto prioritario, nel senso che racconta quello che siamo noi come Fujifilm. Fujifilm è un'azienda che è nata all'interno del mondo analogico con le proprie pellicole, si è trasformata nel digitale producendo prodotti appunto come queste fotocamere digitali, dove abbiamo voluto riportare tutto il know-how della scienza colore di Fujifilm all'interno di questi prodotti. Quello della simulazione pellicola va visto secondo me da diversi punti di vista, perché per chi ci conosce, sa che cosa sono le nostre prove a Velvia, Astria, e sono dedicate a... cioè, chi ci conosce sa che la bellezza di questi tipi di strumenti già pronti all'uso, e quindi per Antonio sarà un valido aiuto nel momento in cui le sai sfruttare bene, o meglio, sai utilizzarla a seconda delle esigenze, per evitare eccessiva post-produzione. Infatti questa macchina è rivolta, come tutte le Fujifilm, questa macchina vuole far passare un messaggio, che è quello di dire, è rivolta anche a tutti coloro che amano fare fotografia, ma non amano troppo fare post-produzione, vogliono avere il risultato nel momento dello scatto. Già le mirrorless hanno questo vantaggio di farti vedere, nel momento in cui attivi una simulazione pellicola, prima di scattare quello che sarà la foto, perché tu stai già vedendo tutto quello che sta succedendo, quindi entri nel sapore della pellicola. Però vista da fuori, da chi non ci conosce, il messaggio deve essere anche non è soltanto un sapore romantico che vogliamo riportare dal passato al futuro, no, è rivolto
a tutti coloro che hanno, non hanno voglia di post-produrre o non hanno tempo di post-produrre, perché molte volte, specialmente i content creator che magari devono fare sia video che foto e la sera devono essere pronti a buttare fuori o anche soltanto magari dopo un'ora, no, da quello che hanno girato, ecco, non dover post-produrre, avere già un risultato qualitativamente equilibrato è un vantaggio. Poi abbiamo la possibilità del nostro RAW, ce lo gestiamo in un secondo momento, vogliamo fare quello che vogliamo, si può fare, però avere strumenti già pronti all'uso sono un aiuto in due ambiti, quello di chi non vuole post-produrre e anche per chi invece appunto non può post-produrre, nel senso che ha necessità di essere molto veloce. Un esempio su questa macchina è stata inserita anche l'Eterna Bleach Bypass, che è insieme all'Eterna, simulazioni pellicola cinematografiche. L'Eterna Bleach Bypass è, per esempio, stata utilizzata, mi viene in mente Minority Report, quando si vedevano quei colori un po' desaturati, ecco, per creare un qualcosa di onirico o che ricorda magari un evento passato. In quel caso era utilizzato appunto per creare quell'effetto un po' particolare che raccontava la storia di quel film. Per chi non l'ha visto non racconto niente, però il concetto è andare a creare un carattere che poi può essere utilizzato anche nella parte video, quindi se dobbiamo fare un qualcosa di veloce, Eterna Bridge Bypass possono unirci per raccontare all'interno della stessa ripresa magari quello che stiamo vivendo e magari un piccolo stralcio di un passato che vogliamo raccontare. Questo è un esempio. Però sono tutte simulazioni che ci possono essere d'aiuto. E ad Antonio voglio dire anche questo, che su questa macchina è stato fatto un piccolo passo, un piccolo aiuto, all'interno della quando andiamo a selezionare una pellicola, schiacciando il tasto Q, sull'LCD ci apparirà proprio in italiano, perché adesso qui vi ho estrapolato in inglese la cosa, vedrete l'iconcina del modello della pellicola e poi ci sarà la spiegazione, una piccola spiegazione che aiuta anche a chi non conosce le simulazioni pellicola, il carattere che ha questa pellicola e quindi ad aiutarlo magari nella scelta. Poi le simulazioni pellicola le abbiamo anche implementate ancora meglio all'interno anche nelle modalità automatiche. Cioè, mi spiego meglio, quando lasciamo la macchina in modalità auto o in riconoscimento scena, ma parliamo dell'auto, proprio consideriamo una situazione proprio dove accendo la macchina e la metto in auto, e questo vuole raccontare un'altra cosa, che se diamo la macchina in mano a un familiare che non è esperto, questa macchina in auto ci aiuterà, perché vengono parametrati non soltanto i concetti di tempo, ISO, diaframmi, ma vengono considerati anche l'azzurro del cielo, i verdi magari di un prato, il controluce, viene inserito il controllo della chiarezza in maniera automatica per ottenere un risultato più apprezzabile possibile. Il controluce viene aiutato tramite la gamma dinamica, che è una cosa che la macchina può fare, deve capire se attivarla o meno. In questo caso la macchina in automatico la attiverà, e in più addirittura, se lasciata la modalità simulazione pellicola in automatico, la macchina è in grado di scegliere la simulazione pellicola più adatta alla scena che stiamo inquadrando. Chiaramente questa opzione si può disattivare e attivare una simulazione che vogliamo, ma la cosa bella adesso è che anche in modalità automatica è possibile lavorare in RAW. Quindi possiamo sempre avere il nostro JPEG pronto all'uso in automatico, come facevamo con le altre fotocamere fino adesso, ma possiamo anche registrare il RAW, che prima non era possibile, quindi avere anche sempre il nostro RAW a disposizione. Approfitto, ti rubo giusto un attimo, proprio perché ci chiedeva Vincenzo se questa possibilità verrà implementata anche sulle altre fotocamere della serie X. Allora, non è la prima persona che me lo chiede, di solito poi sono cose che vengono poi unite ad altre macchine. Io non ho ancora un'ufficialità, però è una cosa che stiamo già chiedendo, perché effettivamente quando abbiamo presentato queste cose abbiamo visto che più persone ce l'hanno chiesto e quindi il messaggio è già arrivato, insomma. Poi a livello firmware si tende sempre poi un po' a
renderle finché possibile simili, ecco, nell'utilizzo. Questa è una cosa che potrebbe essere implementata, ma non ho ufficialità al momento. Quindi anche possibilità di selezionare appunto il tipo di messa a fuoco, che prima invece era demandata solo esclusivamente alla macchina. Tutto chiaro fino qui? Sì, chiarissimo. Perfetto. L'altro aspetto importantissimo è quello dell'operatività. L'operatività è legata anche al concetto delle customizzazioni. Qui abbiamo sulla ghiera quattro possibilità di customizzazione. E la customizzazione effettivamente è un altro aspetto importante. Io magari se torni su di me posso accendere un attimo una macchina e vediamo se riesco a farti vedere una cosa. Allora, mentre ci provi, mi ci chiede ancora Antonio, dice, ma è bellissimo quando funziona tutto in automatico, ma la macchina ci descrive casomai i parametri di scatto in modo tale da poter anche imparare dalla fotocamera tramite i parametri di scatto che utilizza. Allora, a livello di tempi, diaframmi, ISO, si vede tutto e si vede anche il simbolo della simulazione pellicola. Ok? Ok, perfetto. Allora, adesso io torno un Aspetta attimo che di qui. Ok, ti metto più grande. perfetto. Allora, qui, scusate le luci, ma sono in casa. Allora, vi ho acceso la nostra XS10, la sto riprendendo con una macchina fotografica. Allora, guardate, adesso io schiaccio il tasto Q per 3 secondi e entro già nei settaggi, customizzabili. Ma la cosa bella è che adesso, appunto, nella customizzazione è veramente resa semplicissima, perché nel momento in cui io voglio, io adesso ho inserito già cioè modalità partita di calcio, volley, paesaggio, zia, e adesso vi faccio vedere. Partita di calcio dedicata a tutti coloro che magari vanno a fare e seguono i bambini che giocano a pallone, così. La prima cosa che ci viene chiesta dalla macchina è che tipo di programma vogliamo usare. Quindi posso scegliermi priorità di tempi, magari, almeno io la uso così, con un tempo di scatto attorno a un 500esimo, scelgo che tipo di raffica voglio dare alla macchina, 8 frame al secondo, e qui ho tutti i parametri legati per dire alla messa a fuoco. Quindi se stiamo seguendo un figlio che gioca a pallone, AFC, messa a fuoco continua, è la soluzione migliore. Possiamo scegliere il tipo di messa a fuoco, possiamo scegliere che impostazioni dare alla velocità di reattività della messa a fuoco. Parametri che una volta selezionati e decisi sono già scritti e salvati. Quindi da questo momento in poi la macchina sarà in grado di darci la nostra raffica per il calcio. Però se vi ho messo prima la modalità zia, non me ne vogliono le zie, ma io ho una zia che di fotografia non sa nulla e sostanzialmente arriviamo al punto che praticamente avete visto, posso dargli la macchina punta e scatta, cioè schiacciando sul LCD faccio la foto. Mondi completamente diversi. La macchina è in grado di essere semplicissima come un cellulare nel momento in cui faccio uno scatto, semplicemente appoggiando un dito sull'LCD, ma completamente, altamente professionale nel momento in cui la vado a utilizzare in una partita di calcio, e questa macchina all'hardware è in grado di supportare quel tipo di situazione. Ok? Quindi, questo Certo. era per farvi capire un attimino la facilità di utilizzo della macchina, che è importantissimo. Adesso torno di là puoi darmi la presentazione? Sì, te la rimetto, facciamo tutto al contrario. Così io stacco di qua e riattacchiamo di qui e posso andare avanti a raccontarvi. Ci sono dubbi, domande? È tutto chiaro sul discorso della facilità d'uso, perché è importantissimo che la Sì, è appena arrivato un messaggio che dice chiaro proprio. Quindi. Perfetto, Allora, perfetto. ci chiede, è arrivata poi mentre parlavamo una domanda di Marco, ne approfitto per salutarlo. Ciao Marco, buonasera. Dice, ciao Riccardo, allora per chi fa calcio è necessario che la compra? Per chi fa foto di calcio? Allora, il concetto è questo. Se parliamo di un uso, allora la macchina, dopo andiamo a vedere a chi è rivolta. È chiaro che non è una T4, nel senso che non ha un vertical grip aggiuntivo, quindi in ambito professionale no. Però il concetto qual è? Per
magari può essere un secondo corpo, però non è il suo, cioè nel senso, non voglio dire che con questa cosa qui diventa una macchina per professionisti, perché c'è la T4, cioè no. Perché non è tropicalizzata, perché non ha la doppia slot e via dicendo. Ma io mi metto sempre nei panni di un utilizzatore evoluto che ha il piacere di scattare, e però magari poi ha delle esigenze anche familiari, no? Dove magari devo seguire appunto mio figlio che gioca, il cane che corre, tutte queste situazioni, dove la macchina ha un hardware da professionista, perché è lo stesso sensore, lo stesso processore che è presente sulla XT4. Il concetto qual è? Che l'operatività, la semplicità di customizzazione che abbiamo inserito permette a tutto il nucleo di familiare, magari io adesso ho messo così, però potremmo mettere a ognuno il nome della persona, della famiglia, finché siete in quattro va bene, in cinque uno rimane fuori, però il concetto è quello di veramente rendere facile, operativamente semplice la macchina. Questo è un aspetto per noi fondamentale su questa macchina. Vabbè, comunque Marco diceva naturalmente la sua era una battuta, io se ricordo bene tra l'altro lui usa per fare calcio proprio Fuji. Sì, sì. Secondo me la può utilizzare come secondo corpo, però. Diciamo. Esatto, se la tiene in tasca, se dovesse avere problemi con l'altra, tira fuori questa, cambia l'ottica e è a posto, perché la macchina poi a livello prestazionale arriva lì. Certo. Quindi qui c'è un po' tutto il, vi faccio vedere qui appunto tutte le varie caratteristiche, cioè le varie cose che si possono settare all'interno del C1, C2, C3 e C4. Poi, per quanto riguarda le performance, ve l'ho già detto, molto semplice, uguale a XT4, perché abbiamo la stessa velocità di fuoco, la stessa copertura nel rilevamento di fase, autofocus in condizioni di bassissima luce fino a meno 7V, il tracking focus, cioè riconoscimento occhi volti, tutto quello che siamo abituati a avere con XT4, devo dire da XT4 ho grandissimi feedback positivi, quindi siamo sicuri che questa macchina, e quella è rivolta a un pubblico ancora più alto, devo dire che questa macchina sicuramente va a coprire le esigenze in maniera completa. Il riconoscimento degli occhi, vabbè, l'abbiamo visto qui, sappiamo tutti di cosa stiamo parlando, e poi andiamo nella parte video. Parte video, anche qui ho sempre lasciato la slide della XT4 per dirvi cosa, che è quasi uguale, non è proprio uguale, ma è quasi uguale. Cosa c'è di differente? Poco, ma la differenza c'è. Vi ho messo in bianco le differenze rispetto alla XT4. Quindi 4K 30p, però Full HD, lo slow motion fino a 240p, che è uguale a quello di XT4. E anche qui, sempre ragionando in funzione del prezzo della macchina e prestazioni, devo dire che abbiamo fatto un bel lavoro. Questo è un altro parametro per me importantissimo, perché questa macchina è dedicata al fotografo, ma vi dicevo, una versatilità anche, anzi non anche, specialmente anche per la parte video, perché diamo il 10 bit in esterna e 422, perciò è dedicata sia al videomaker, al blogger, perché la macchina con l'LCD completamente basculante è gestibilissima, è molto piccola, leggera da portarsi sempre con sé. Ma il 10 bit non è una cosa da tutti su questa fascia prezzo, ok? E dare un 4-12 bit in uscita vuol dire anche un filmmaker che deve fare lavori più evoluti, assolutamente, di avere una macchina in grado di aiutarlo. Come anche la registrazione in F-Log e il View Assist per poter, diciamo, avere una visione un po' più naturale sull'LCD, perché l'F-Log chiaramente ci va a sbiadire completamente l'immagine finché non verrà post-prodotta. Stabilizzazione di immagini digitale che si può sommare a quella ottica, quella diciamo del body. Vi dicevo poi queste cose classiche necessarie, diciamo, per l'utilizzo da blogger, perciò l'LCD basculante completamente ribaltabile sulla sinistra, il tasto menu che vi dicevo, il tasto movie recording che vi dicevo prima, è un aspetto importantissimo, è questo. La macchina tiene completamente divise le modalità, i menu foto fotografici dal menu video, perché si condensa tutto all'interno di un prodotto, ma le esigenze del fotografo o del videomaker sono assolutamente diverse, quindi possiamo gestire un menu, possiamo gestire l'altro in maniera completamente diversa, se pasticciamo con uno possiamo resettarne uno e lasciare l'altro invece che non si resetti, quindi assolutamente come se fossero due macchine che fanno due vite separate, due anime all'interno della stessa macchina. Una nuova struttura di raffreddamento interno, sempre pensato per chi fa video ripresa, queste macchine in 4K chiaramente hanno bisogno di dissipare il calore, e questa macchina è in grado di farlo in maniera molto
performante. Io ho fatto delle prove incredibili, la cellula accesa per ore, ma si sente il percepito sulla mano, ma non è assolutamente esagerato, e questo grazie a questa struttura interna di raffreddamento della macchina. Quindi questi sono gli aspetti, diciamo, secondo me più importanti. Qui vi ho ricapitolato in questa tabella un po' le differenze principali. Ecco, il 10 bit secondo me è un parametro assolutamente da tenere in considerazione su questa fascia prezzo. E altre cose che vorrei aggiungere sono riportate nella tabella che vi faccio vedere adesso. Vediamo, qui abbiamo aggiunto anche un nuovo modo di contare i minutaggi nella parte video, perché quando siamo in modalità in stand by la macchina ci fa vedere quante ore, quanti minuti abbiamo a disposizione all'interno della memory. Quando passiamo in modalità registrazione invece vediamo il tempo della scena che stiamo girando. Compatibilità con i droni e gimbal, ma da primavera 2021 con un nuovo firmware che uscirà, e anche la possibilità di utilizzare la macchina come webcam, che è una cosa che adesso sta diventando, non dico di moda, ma una necessità, perché molte volte siamo obbligati a avere dei contatti purtroppo solo tramite il web. A questo punto possiamo dare un taglio un po' più bello, no? Alle nostre inquadrature, a seconda chiaramente dell'ottica che montiamo, e abbiamo la possibilità di lavorare con la simulazione pellicola, temperatura colore, la possibilità di sovrasottoesporre, bloccare la messa a fuoco, l'esposizione, e avere uno zoom digitale dell'inquadratura. Ecco, quindi se vogliamo dare anche avere un'inquadratura un po' più professionale, può essere è una soluzione semplicissima ed è gratuita, perché questo software è scaricabile dal nostro sito in maniera gratuita. Chiaramente Bluetooth e Wi-Fi sempre presenti per la gestione delle immagini in maniera veloce. Altro parametro importante, secondo me, è nei filmati avere il 200 megabit per secondo, oltre al discorso di 10 megabit, quindi un flusso molto importante. Chiaramente XT4 arriva anche a 400, ma perché utilizza anche l'H265, mentre qui abbiamo... Sono due prodotti diversi, comunque la testa è quella di più. Però la domanda che io pongo sempre ai clienti a questo punto è: in questa fascia di prezzo è facile ottenere queste cose? Fino ad oggi non lo è stato molto, in questa fascia di prezzo. Quindi qui ho aggiunto altre caratteristiche da evidenziare che magari possono sfuggire. Possibilità dell'intervallometro sempre presente, quindi possibilità di scattare in sequenza fino a 999 scatti. Possibilità, l'otturatore meccanico un 4 millesimo, elettronico fino a un 32 millesimo. Formati video anche in MP4 per un upload veloce sul web. E altre cose, secondo me, sottolineare le foto panoramiche, sempre uso famiglia, bellissime, perché ci permettono di ottenere i panorami fantastici uniti dalla macchina, e sempre il discorso della messa a fuoco fino a 425 punti. Queste sono cose che ho voluto aggiungere io, perché nell'utilizzo sono abbastanza comode. Prezzo al pubblico, vi dicevo, solo corpo, questa è una macchina dedicata a tutti coloro che si danno come prezzo sul body attorno ai 1000 euro come prezzo soglia psicologica, diciamo. Ecco, qui dentro c'è tutta questa roba a questo prezzo. A seconda poi ci saranno dei kit, e li vedete qui, a seconda dell'ottica si può arrivare fino al 1680, arriviamo a 1549,99 euro IVATO. E questo è un po' il succo della macchina, disponibilità nera da novembre 2020. Okay. Tutto chiaro? Sì, la disponibilità era un'altra domanda che c'era arrivata, ma ci hai anticipato, quindi ci hai risposto anche su questo. E allora, direi che c'è una bella scelta anche in termini di obiettivi, tra quelli comunque si parte da quelli più amatoriali, proprio per chi vuole iniziare, insomma, a utilizzarla senza dover spendere tantissimo, al 1855 e al 1680, che restano due lenti comunque di tutto rispetto e permettono di avere anche prestazioni semi professionali, possiamo dire, no? Assolutamente, assolutamente. Quindi crediamo di aver fatto appunto un prodotto che per il prezzo che ha può
può effettivamente dare tante soddisfazioni. Ecco, questo è il punto dove vogliamo arrivare. Chiaramente, appunto, come ti dicevo, dedicata non soltanto ai nostri Fuji Lovers, ma è più dedicata addirittura a tutti coloro che non lo sono, che magari potranno avvicinarsi con questo prodotto al mondo mirrorless in maniera molto semplice, ecco. Io poi. Sì, soprattutto sia perché poi ti dà, quello che mi ha colpito è che c'è un approccio veramente a 360 gradi, quindi per chi vuole fare foto, per chi si vuole dilettare a fare video, vlogging, quindi è un ottimo prodotto per fare veramente un po' di tutto. Ne approfitto vabbè, per farti le ultime due domande. Ci chiedono se stiamo fotografando, quindi in modalità fotografia. E sto usando una simulazione pellicola, switchando e andando nella modalità video, mi ritrovo la stessa impostazione, lo fa sempre con quella simulazione pellicola o resetta le impostazioni legate alla simulazione pellicola? Devo andare a vedere, aspetta, lo faccio subito in diretta così ti dico. Ok. Dovrebbero essere due mondi diversi, aspetta. Sì, quello che penso anch'io. Allora, vediamo. Mi metto così e così. Allora, da quello che sto vedendo io, la simulazione rimane uguale, però se si lavora da co così, perché la customizzazione è una cosa, mentre il passaggio della pellicola credo che rimanga uguale, però non ho ancora il firmware nella versione definitiva, Sì, quindi perciò. posso magari appena ho la versione definitiva ti scrivo e ti faccio sapere, Ok. perché quella versione che ho qui io non è ancora la definitiva. Però Allora, sarebbe domanda carino com poter tenerlo diviso, Sì, cioè tra sì. le cose, come no. Sì, anche io penso sia più giusto, no? Così, anche perché a volte uno vuole dare un look completamente diverso alla foto piuttosto che al Dalla video. parte fotografica, Sì, dalla parte. Sì, ti certo. verifico e poi me lo segno così poi ti faccio sapere e potrai dirglielo. Va bene, va bene. Allora, un'altra domanda completamente diversa rispetto a XS10. Andrea ci chiede quando uscirà il nuovo firmware della XT3. Sì, è una roba che dovrebbe. Allora, sulla macchina si sta lavorando, cioè sul firmware praticamente l'hanno. È praticamente pronto. Ecco, io credo che nel brevissimo, adesso non ho la data precisa, però è una cosa di giorni. Ecco, quindi a breve sarà disponibile assolutamente. Ok, perfetto. Va bene. Giuseppe poi ci dice che con questa macchina proprio un cambio di rotta da parte di Fuji, e più che un cambio di rotta, secondo me è Non è un'apertura, un no? cambio di rotta, è un'apertura a una strada nuova, che non vuol dire abbandonare l'altra. Noi dobbiamo vedere sempre, ed è qui che forse noi creiamo confusione. La serie X ha i suoi modelli che, se guardiamo XT30, XPro 3, XT4, XS10, sono macchine che hanno prestazioni simili, ma con approcci e feeling completamente diversi. Se io penso a un utilizzatore di XPro 3, è lontano da XT4, ok? E questa XS10 vuole essere un utilizzatore che è diverso nel suo approccio rispetto a una XT30, ma non vuol dire abbandonare una strada, vuol dire seguirle e cercare di soddisfare più feeling diversi, ok? Assolutamente, infatti quello è quello che ho pensato anche io immediatamente, cioè tutto resta invariato, non è che andiamo a stravolgere quello che è il mondo Fuji, semplicemente con questa macchina c'è proprio questa apertura. Con queste impostazioni, con questo look anche no, leggermente diverso rispetto a quello a cui siamo abituati. Ne approfitto perché mentre parlo con te, no, guardo sempre, do un occhio sempre ai commenti. Vabbè, a parte che Marco Bozzato ci saluta e lo ricambiamo con Ciao affetto, Marco. c'è invece Vincenzo che ci fa una domanda che non c'entra nulla con la XS10. Ma ci chiede, oltre ottiche tele già presenti sul mercato, 100, 400, 202, c'è in roadmap qualche altra lente come lungo fuoco che uscirà prossimamente? Sì, adesso vi faccio vedere. Arrivo alla parte roadmap e vi faccio vedere tutto. Ok.
Ecco, Stefano, qui in questa slide invece volevo concludere facendovi vedere una cosa, cioè nel senso, mi metto nei panni sempre del cliente finale, no? Di un cliente che viene da te in negozio, gli fai provare la macchina e magari esce in strada a fare due scatti, no? Chiaramente la persona si pone il problema di dire, ma questa, magari sto entrando nel mondo mirrorless, no? È la macchina giusta per me? Ecco, io credo che abbia veramente, se facciamo la lista della serva, no? Come si dice, no? Quando Sì, facciamo... sicuramente. No? Devo dire che una volta valutato il prezzo, se è nel nostro budget, abbiamo una serie di cose che, riassumendole, molte volte i clienti vogliono la stabilizzazione. Non si può dire no, c'è l'ottica, lo stabilizzatore non è indispensabile, perché lo stabilizzatore non è indispensabile, però se lo vuole il Anche cliente non puoi dire no, devi mi dare. permetto di dire che secondo me è una di quelle caratteristiche che le persone chiedono di più, no? Diventa sempre, sai, una di quelle caratteristiche che quando arriva l'utente finale ci chiede tra le prime cose se c'è la stabilizzazione all'interno del corpo, perché poi gli fa tanto. Esatto, poi chiaramente dipende dall'uso, però c'è, quindi abbiamo già sorvolato il problema di gestire a chi serve e a chi non serve. Grip avvolgente che fa parte di quel feeling, molte volte i clienti ti possono dire no, non me la sento in mano, ok? Qui un grip avvolgente, salvo che non hai le mani come le mie da Gianni Morandi, magari preferirai la T4, però il grip c'è, la sensazione di solidità ce l'hai. Questa familiarità col PSAM, perché chi arriva magari appunto dalle reflex di fascia media o bassa e stanno passando il mondo mirrorless, la personalizzazione semplice, e l'abbiamo fatta vedere prima, basta schiacciare il tasto Q e poi ancora Q per 3 secondi, la possibilità di avere dei video di alta qualità, i videomaker chiedono il 10 bit, in questa fascia prezzo c'è il 10 bit in uscita in HDMI. La possibilità di avere un LCD basculante per il vlogger, completamente basculante a sinistra per non andare a rompere le scatole al microfono. Compatibilità con i gimbal e droni, questo solo da primavera, con il prossimo firmware. Velocità di messa a fuoco, che è un parametro che molte volte magari chi sta cominciando non si rende conto di quanto è importante l'hardware, perché seguire un ragazzo che corre o il cane che corre non è facile se non si ha un hardware in grado di supportare questo tipo Certo. di velocità. In questa fascia prezzo devo dire che la macchina è in grado di soddisfarci. Poca post-produzione, quello che ci dicevamo prima, quindi abbiamo un'arma, la simulazione pellicole che ci possono aiutare, e poi chiaramente il discorso del prezzo che non devi diventare 2.000-3.000 euro, perché a quel punto lì entriamo in un mondo diverso. Qui stiamo parlando di una macchina che deve stare in questa fascia prezzo. Quindi devo dire che ci sono tutti gli ingredienti giusti per aiutare nella scelta il cliente finale, e magari aiutare anche te come negozio, no? A spiegare in Certo, maniera più ma infatti facile. adesso un altro dei commenti che ci arrivava è proprio questo, no? XS10 mi piace perché è migliore come utilizzo, le altre ci sono troppe rotelle, questo è più semplice. Sicuramente non so se è proprio così che è più semplice, perché poi chi da se utilizza da sempre Fucica, semmai avrà ancora più feeling con quelle che le altre Assolutamente. macchine della serie X. Però ecco, questo commento ci fa capire come la macchina già al primo approccio risulta essere più vicina a quello a cui si è abituati, no? A quello a cui siamo abituati a vedere anche in altri mondi. Esatto. Mentre magari un Fuji Film Lovers apprezzerà di più una XT30, una XT3, una Sì, XT4, casomai esatto, non la guarda nessuno. diverso, capisci? Esatto. Quindi una strada in più percorribile. La slide qui è dedicata a chi è dedicata alla macchina, che tipo di utilizzatori. Sicuramente utilizzatori evoluti, e li ho messi per primi in termini di amanti della fotografia, della tecnologia, i vlogger, i blogger, influencer, travel, chi fa travel, perché è una macchina molto piccola, chi passa da una reflex di fascia media e vuole entrare nel mondo mirrorless, come abbiamo detto prima, o anche magari chi ha utilizzato fotocamere con sensori più piccoli e vuole entrare nel mondo APS-C. Dove lì lo stabilizzatore è importantissimo, la dimensione delle macchine e delle ottiche è importantissima, deve essere tutto molto piccolo. Ecco, qui riusciamo a contenere dimensionamenti, abbiamo una stabilizzazione importante e quindi vuole andare verso anche loro. E in più utilizzatore entry, perché no? Tutti coloro che magari si sono approcciati soltanto tramite i cellulari e si sono resi conto che magari una macchina di fascia bassissima non è in grado di sostituire l'uso del cellulare perché non c'è meno velocità di messa a fuoco e via dicendo, qui diamo uno strumento completo.
Quindi anche coloro che arrivano magari nella reference entry level e vogliono fare il salto. Per ultimo, ho messo per ultimo, non è per primo, per ultimo, perché no, una macchina, visto le prestazioni hardware, come utilizzabile come secondo corpo per un professionista, quindi che sia un fotografo, un videomaker, perché poi alla fine il concetto qualitativo dell'immagine è lo stesso, quindi può essere inserita tranquillamente all'interno di un flusso, magari di chi utilizza già una X-T4. Ma sì, lo dicevamo anche prima, no? Il fatto bello è, che secondo me è importante, no? Che si crea sempre di più un ecosistema di prodotti che poi completano una gamma che si adatta a tutte le esigenze, quindi veramente il professionista, prima lo dicevamo scherzando, no, con Marco, è vero che lui usa la T4 per fare fotografia sportiva, però questo perché no, può essere una macchina che serve da backup, cioè da portare sempre dietro se uno non vuole investire quello che c'è all'interno che ci vuole per la X-T4. Comunque, voglio dire, alla fine il risultato lo porti a casa e lo porti in maniera comunque più che soddisfacente. Esatto. Rispondendo alla domanda di prima riguardo le ottiche, allora, sì, nella roadmap avremo un 18 mm f1.4 che uscirà nel 2021 e abbiamo presentato appunto nella roadmap questo XF70300 f4.56 stabilizzato anche lui nel 2021. I tempi, in che stagione usciranno non ve lo so dire ancora, però il 70-300 è un'ottica molto richiesta, ma soprattutto questo 18F1.4 che non va a sostituire il 18F2, perché il 18F2 rimane un'ottica dove, diciamo, è stata data priorità al contenimento della dimensione dell'ottica, quasi a pancake, e il 18 invece F1.4 sarà un'ottica più performante, quindi si affianca e non sostituisce, quindi non è un Mark II, quindi rimarranno tutte e due. E, altra cosa che ci tengo a precisare per chi non conosce Fujifilm è che tutte queste ottiche, 37 passa ottiche che abbiamo a disposizione, sono studiate esclusivamente per e dimensionate per il sistema X. Sì, quindi sto cercando di lasciare un... Okay. Quindi le ottiche studiate per avere un dimensionamento più piccolo possibile in funzione del sensore. Ci chiede Giuseppe, il 70-300 sarà quello della serie WR? Sarà quello della... Allora, al momento non ho... Allora, se non c'è la scritta... Penso di no, eh? No. Sì. Però sono cose che poi vengono gestite sempre più avanti, però da quello che vedo, no, non sarà un weather resistant. Però non sappiamo ancora nulla, ci hanno soltanto dato questa informazione e non ho visto niente di questa ottica, quindi non posso raccontarvi nulla. Ok, un'altra domanda che ci arriva riguarda la scheda, l'XS10, si chiedono se ce ne sarà una o due all'interno della macchina. No, ce n'è una e questo ci fa capire che non è una macchina considerata professionale per noi, perché la doppia slot è demandata alla XT3 e alla XT4, la macchina non è tropicalizzata come la XT3 e la XT4, quindi chiaramente il suo utilizzo è più prosumer che professionale. Ecco. Questo è un'altra cosa che identifica, no? Il concetto della macchina. Quindi certo. Assolutamente no, non ha la doppia slot. Ok. Ok, l'ultima cosa. Ah, scusami. No, dico, andiamo. Ho visto già il 10-24. Sì, l'ultima cosa, poi ho finito. 10-24 che stiamo presentando in questi giorni. Weather resistant, la grossa differenza rispetto al modello che è attualmente in gamma. Quindi possiamo dire che questo effettivamente poi andrà a sostituire quello presente in gamma adesso. 10-24 che diventa tropicalizzato. Questo perché? Perché è un'ottica che effettivamente ha un uso molto outdoor, sia sotto l'aspetto video, sia sotto l'aspetto fotografico, quindi miglioramenti, tropicalizzazione, leggermente stato ridotto di peso, ma insignificante, ve l'ho riportato. Possibilità adesso di avere la ghiera con il valore di diaframmi, prima non era presente sul corpo. Il design è leggermente rivisitato, nel senso che in questa parte che vi sto evidenziando con il mouse è leggermente un po' più snello, un po' più piccolo. C'è la possibilità di bloccare la ghiera diaframma come facciamo con le ottiche della GFX.
e la stabilizzazione è stata migliorata di uno stop grazie a un nuovo giroscopio. Il prezzo è 1149 euro, quindi leggermente superiore al precedente, però diciamo che offrendo la tropicalizzazione direi che questo è un prezzo che è in linea, diciamo, assolutamente. Linea. Ne approfitto per farti già una domanda proprio su questo nuovo 1024. Ti la ripeto, allora, visto che non c'è lo switch per lo stabilizzatore, no? Per l'OIS on off, sì. Se voglio usarlo ad esempio su una X74, su un treppiede, come si fa in questo caso a disattivare lo stabilizzatore? All'interno del menu della macchina c'è la possibilità di disattivare la stabilizzazione dell'obiettivo. Ok, perfetto. Questa è la domanda, perché sai, siamo abituati anche in questo caso a vedere. Anche per dire, non so, ti faccio un esempio, una XT2, anche quelle più vecchie, come la XT2, c'è all'interno del menu la possibilità di disabilitare il tutto in modo da disattivare lo stabilizzatore. Assolutamente è fattibile, si può fare tranquillamente. Benissimo, perfetto. Riccardo, direi che ci siamo detti tutto. Penso che abbiamo più o meno risposto alle domande. Torno tra voi, eccomi qua. Sì, no, perché non mi vedete. Allora ne approfitto, tolgo, allora mandiamo via la presentazione, torno io. Eccoti qua. Era meglio la presentazione. dicevo, mi fa piacere perché sono arrivate diverse domande, penso che abbiamo chiarito un po' quello che è la macchina, quello che oltre al prodotto in sé per sé, quello che insomma è la rotta che sta tracciando Fuji proprio su quella che è la direzione, no? Abbiamo parlato un po' di tutti i prodotti, tra cui anche l'ultimo, tra il 1024, penso che ci siamo raccontati tutti. Sicuramente ci rivedremo prossimamente per altro nuovo prodotto, siamo abbastanza in fermento, nel senso di cose di novità ce ne saranno, quindi rimaniamo sintonizzati, come si dice, no? Sì, ci vedremo online, offline, speriamo bene. E ne approfitto ancora una volta per tutte le persone che vogliono. Comunque noi siamo sempre a disposizione, abbiamo sempre la possibilità di sentirci con Riccardo o con Fuji in generale. Quindi se avete sempre qualsiasi domanda, qualsiasi dubbio, scriveteci, perché siamo qua. Aggiungo che chiaramente le mie parole non servono, cioè servono fino a un certo punto per far conoscere il prodotto, poi la diffidenza è normale ed è giusto che ci sia. La cosa che dico, andate poi in negozio a provare la macchina, perché quando saranno disponibili la cosa migliore è vederla. È come il fatto del feeling, a volte no, per avere quel feeling basta vedere la macchina, la tocca e subito si capisce. Ti faccio un'ultimissima domanda prima di salutarti, e che ci arriva da Mario, che è un nostro cliente che ha acquistato già GFX, che ci chiede se usciranno ottiche decentrabili per la GFX. Bella domanda. Allora, noi abbiamo punzecchiato più volte questo argomento con i nostri ingegneri giapponesi. Fino a poco tempo fa la risposta era che il prezzo finale di un'ottica dedicata sarebbe stata un po' troppo elevata, e stavano facendo degli studi per contenimento costo. Però al momento da qui al prossimo anno credo proprio di no. Vabbè, ci stanno pensando, Gli abbiamo messo la pulce nell'orecchio. Va bene, grazie ancora allora anche per quest'altra risposta. Riccardo, io ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto. Grazie ancora, a presto. Ciao a tutti. Ciao.